cartiera di Cologno, di proprietà della famiglia Masotina, ha iniziato la sua attività nel 1987, rilevando il sito produttivo della cartiera di San Cesario in Cologno Monzese, comune dell'Interland milanese. L'attività svolta consiste nella produzione di carta in bobine, utilizzata successivamente nella fabbricazione di scatole in cartone ondulato. La materia prima impiegata è costituita totalmente e esclusivamente da carta da macero, proveniente dalla raccolta differenziata, e da scarti di cartotecniche, officine grafiche e da imballaggi già utilizzati provenienti dalla piccola e grande distribuzione. La produzione di circa 60.000 tonnellate l'anno di carta si svolge su un'area di 40.000 metri quadrati, di cui 8.500 metri quadrati coperti, e impiega 32 dipendenti. Le lavorazioni si svolgono in ciclo continuo e richiedono grandi assorbimenti di energia, sia elettrica che termica, necessaria in particolare per il funzionamento degli impianti e per l'asciugamento della carta. Per questa ragione la cartiera di Cologno ovviamente si configura come azienda energivora. I consumi energetici annui nel 2014 sono stati di 13.000 MWh di energia elettrica e 56.000 MWh di gas naturale. Valori che hanno richiesto da parte della società, in particolare negli ultimi anni, lo sviluppo di un programma di interventi tecnici finalizzati alla riduzione dei consumi e del contenimento della spesa energetica, nonché al miglioramento dell'impatto ambientale. Nell'ambito di questa politica si è giunti nell'ottobre del 2014 ad installare un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano, che ha permesso di sopperire totalmente al fabbisogno di energia elettrica, utilizzando contemporaneamente l'energia termica prodotta sotto forma di acqua calda e vapore provenienti dall'impianto. La scelta dell'impianto è conseguenza di uno studio di fattibilità specifico che ha preso in considerazione non solo i consumi elettrici, ma anche la possibilità di utilizzare l'acqua calda prodotta dall'impianto. L'esperienza diretta acquisita in passato su un impianto di cogenerazione che utilizzava una turbina a gas è stata determinante ai fini della scelta dell'impiego di un motore endotermico. La potenzialità dell'impianto individuata di 2.681 kW elettrici ha permesso l'autoproduzione dell'energia elettrica necessaria al processo e la riduzione dell'energia termica impiegata sotto forma di vapore. I risultati conseguiti durante il primo anno di funzionamento hanno confermato le buone prestazioni del motore, sia in termini di rendimento elettrico 43% che termico 44%, permettendo la riduzione del costo del kilowattora impiegato e conseguentemente migliorando la marginalità sul prodotto. A livello termico, tutto il vapore prodotto dall'impianto di cogenerazione attraverso il recupero di calore dei fumi di combustione del motore alla pressione di 10,5 bar e portata di 1400 kg/h è direttamente inviato nella rete di distribuzione vapore dello stabilimento. Il calore recuperato dal raffreddamento del motore, circa 1450 kW, è utilizzato per preriscaldare l'acqua impiegata nel ciclo produttivo. L'innalzamento di circa 13 gradi dell'acqua utilizzata ha permesso, oltre a un risparmio energetico, anche una maggiore efficienza del processo in termini di preparazione e trattamento della pasta di carta e qualità del prodotto finale. Ai fini dell'ottimizzazione delle emissioni, la presenza di un impianto di trattamento fumi SCR ha permesso il rispetto delle normative riguardanti le emissioni in atmosfera, garantendo valori ben al di sotto dei 75 mg norma al metro cubo di NOx e 100 mg norma al metro cubo di CO, previsti dalla Regione Lombardia.